Welcome back da Max Black, siamo con una nuova top dei gol più spettacolari appena avvenuti in Serie A, quindi ancora deve essere completato, quindi io vi invito sempre a iscrivervi, mettere like e mi raccomando commentate se avete qualche gol da suggerirmi. Partiamo subito con questo bel gol di Çalhanoğlu contro il Genoa. Gran bel gol, diciamo che Çalhanoğlu sta facendo un'ottima stagione nell'Inter dopo quella così così col Milan, ma con l'Inter si è ripreso e abbiamo questo bellissimo gol. Abbiamo Ahmad Traoré poi del Sassuolo, veramente un giocatore che sembra molto efficace, però che si è un po' perso col passare delle giornate. Aveva cominciato molto bene con questo gran gol, però adesso si è un po' perso. Passiamo sempre a Muriel, che è sempre presente in queste classifiche con i suoi grandi dribbling, i suoi bellissimi gol, che sicuramente sono sicuro che nella classifica di fine anno troveremo. A me non piace molto fare le classifiche perché i gol sono comunque molto diversi e comunque possiamo avere delle idee sbagliate, quindi metto quelli che mi sono piaciuti di più fino adesso. Abbiamo Koulibaly poi della Salernitana, gran gol, guardate qui. Uno dei pochi gol nella Salernitana, spero per gli amici di Salerno che si riprenda un po' con la Salernitana, ma la vedo un po' dura. C'è stato questo gol di Koulibaly contro il Bologna, veramente bello. Passiamo poi al Napoli con un bellissimo gol rientrando sul primo palo di Elmas, che sta facendo una grande stagione col Napoli, non ce l'aspettavamo, però gran gol di Elmas, qui scarta il difensore. Passiamo a Jasi dello Spezia con questo tiro dai 30 metri, una rasoiata. Forse il portiere poteva fare qualcosa di più, non lo sappiamo. Però gran gol lo stesso, non togliamo i meriti al povero Jasi. Altro gol, quello di João Pedro, attualmente papabile per la nazionale italiana, ci fa sempre divertire, un gran bel giocatore, un po' estemporaneo, magari con poca continuità, però grande João Pedro. Luis Alberto con uno dei suoi tiri da fuori aria, grandissimo gol davvero, ha preso la mira e ha assicurato il portiere. Veretout della Roma contro questa partita che vedrà veramente tanti bellissimi gol della Roma contro la Salernitana. Segna il primo Veretout, grandissimo gol, proprio un'azione da PlayStation davvero. Poi ci pensa Abraham con questo gran destro a giro sul secondo palo. E poi sempre nella stessa partita c'è un altro gol molto bello, devo dire. Questo è stato bellissimo perché ha spiazzato completamente il portiere. Guardate qui, bellissimo. E poi Lorenzo Pellegrini con una bellissima staffilata da fuori aria con tiro a giro, portiere inerme, forse un po' troppo inerme questo portiere, però gran gol di Lorenzo Pellegrini. Io tendo a dare sempre un po' di colpa al portiere quando si prendono questi gol perché si potrebbe anche posizionare leggermente meglio. Correa all'esordio con l'Inter che fa una bella doppietta, veramente un esordio incredibile con l'Inter di Correa. Adesso un pochino è sparito, però speriamo di ritrovarlo più presto in queste classifiche dei gol spettacolari. Nico Gonzalez della Fiorentina, ne ha acquisto veramente molto azzeccato, grande giocatore che ci fa questo sinistro a giro che non lascia scampo al portiere, gran gol di Nico Gonzalez. Fabian Ruiz del Napoli, da non dimenticare, questo è stato uno dei gol più belli di Fabian Ruiz quest'anno, davvero grande qualità, gran tiro, ringrazia tutti, tiro a giro, veramente il portiere nemmeno la vede partire, gran gol. Punizione di Tonali, guardate qui che punizione che ci sfodera il buon Tonali, gran gol davvero, il portiere non se l'aspettava, perfetta è stata questa punizione, gran gol veramente, Milan-Cagliari 4-1. Guardate qui Tonali che esulta sempre allo stesso modo. Samasic dell'Udinese. Questo qui non me lo ricordavo, però questo qui è stato un bellissimo dribbling, un bellissimo gol, gran gol veramente. Ricordo che questo qui ha fatto una gran partita contro lo Spezia e poi l'ha coronata con questo gol. Okereke di ritorno alla Spezia, guardate qui che dribbling che c'ha, dribbla tutta la difesa e poi questo tiro a fil di palo che non lascia scampo al portiere, gran gol. Aveva molte possibilità Okereke, chi lo sa quest'anno si rilancia. Punizione sempre del solito Di Marco, guardate qui che punizione assurda che ha tirato. Sinistro fatato di Di Marco che non lascia scampo al portiere Audero della Sampdoria. Grandissimo gol qui davvero di Di Marco. Guardate qui dove l'ha messa, impossibile da prendere.
El Shaarawy contro il Sassuolo, grandissimo gol. Questo è quello che dove Mourinho si è scatenato qui e ha corso sotto la curva. Guardate che gol di El Shaarawy. Qui la Roma davvero stava rischiando di pareggiarla. Svanberg del Bologna, gran gol. Guardate qui con che cattiveria ha scagliato questo pallone in rete. Gran gol veramente di Svanberg. Il portiere non poteva arrivare assolutamente. Saponara, grande rilancio alla Fiorentina. Mi sta piacendo il campionato di Saponara. E fa questo gol dell'ex contro il Genoa, davvero bello. Sembra essersi ritrovato anche il buon Saponara con questo gol. Candreva, che è sempre nelle classifiche dei gol più belli perché è dotato di un gran tiro. Dripping a rientrare, tiro a giro sul secondo palo, un classico però che sanno fare soltanto i giocatori con i tiri formidabili. Gran gol di Candreva. Lo rivediamo ancora, gran gol. Bastoni dello Spezia ci fa questo tiro praticamente da fermo che non lascia scampo al portiere. Gran gol di Bastoni, che anche lui è un terzino difensore sinistro come il Bastoni più famoso. Bourabia, sempre dello Spezia, questi giocatori un pochino strani, ci fa questo bel gol da 30 metri al 94esimo, credo che era. Gran gol di Bourabia, non lo conosco questo giocatore, ma ha fatto un gran gol. Cataldi con questo semi pallonetto, non ho capito come l'ha presa, però l'ha tirata praticamente sotto la traversa, è impossibile da prendere per il portiere. Gran gol di Cataldi, davvero impossibile questa traiettoria. Ancora Pellegrini con questo tacco delizioso che ricorda un po' Crespo, ci fa questo grandissimo gol tagliando sul primo palo come fanno i veri giocatori che hanno il coraggio di tagliare sul primo palo. È un'azione che si vede pochissimo in Italia, però qui Pellegrini la fa bene e con questo gol di tacco fa un grandissimo gol. Caprari da ex contro la Roma, tiro a giro. Caprari sta facendo anche lui un bellissimo campionato e chissà che non sarà nelle classifiche di fine anno come tra i migliori marcatori e miglior gol segnati. Faraoni, capitano del Verona, stop e tiro a scendere, stupendo questo gol davvero, tutto di istinto, tutto di rapidità, grandissima rapidità d'esecuzione, non ha lasciato scampo né ai difensori né al portiere. Gran gol di Faraoni questo qui. Koulibaly, che fa vedere che ha il tiro alla dinamite, guardate che tiro che ha sfoderato qui, incredibile, contro l'Udinese, pazzesco, un tiro devastante con questo esterno, si poteva alzare, ma gran gol. Qui abbiamo Lozano. Lozano, grande qualità anche lui con questo tiro a giro sul secondo palo. Grandissimo gol davvero di Lozano. Qui grande qualità, devo dire. È tutto.